Questo programma è offerto da Centro Servizi RAR, una struttura in sinergica collaborazione con CAF Italia SRL e il patronato EPAS. Attraverso il CAF Italia ottemperiamo alle richieste di natura fiscale come compilazione del modello 730, compilazione del modello unico persone fisiche, RED, ISEE, successioni, contratti di locazione, misure catastali e tanto altro ancora. Attraverso il patronato EPAS aiutiamo i nostri assistiti ad ottenere prestazioni di carattere previdenziale come pensioni, disoccupazione, assegni familiari, maternità, permessi di soggiorno, infortuni e tanto altro. Ci trovi in piazza Mazzini numero 30, Lamezia Terme, telefono 0968 40 77 61. Autonoleggio, vai in vacanza con Avis Budget Group. PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group, Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Ah, che bellezza. Un'altra settimana di passione. Di passione. Oh, mamma, ma tengo questa musica, vai bene, vai, vai bene. Buongiorno. E la temperatura? Buongiorno a tutti. Carissimo. Ciao, buongiorno, siamo qua. Siamo in questo angolino che ormai vi è familiare praticamente. Nell'area di servizio Esso, qua in località Savutano. Del nostro Gino. È inutile dire che ci troviamo a meraviglia. Allora, oggi ne abbiamo 23. 23 settembre. Oggi ne abbiamo 23 settembre, sì. Quindi sta dicendo settembre. È una data che, per la verità, mi suscita... Lascialo fottere. Quando parlo, lascialo fottere quello che dice. Tu stai in silenzio. Questa giornata qua, stavo dicendo... mi suscita un po' di tristezza e un po' di gioia. Mi suscita tristezza perché oggi alle 2:30 del mattino moriva Francesco Forgione, che tutti quanti conoscete come Padre Pio, e oggi la gioia qual è? Che oggi si festeggia anche il suo onomastico, quindi contestualmente, quindi c'è una morte e c'è una resurrezione. Io sono molto devoto a Padre Pio, ovviamente, ecco perché ho voluto ricordare questo aspetto. Se non mi sbaglio, nella zona antistante alla chiesa di Sant'Antonio, questa sera ci sarà sicuramente una, voglio dire, veglia e nel suo onore, poi magari mi informerò e sarò più preciso, e quindi tutta la comunità è giusto che vada a presenziare, ovviamente perché lo ama, e lo ama, stavete per la casa. No, ma Padre Pio lo amano tutti. O K, allora detto questo, che bulia. Chiudiamo la parentesi seria, che bulia. Non lo so, che cosa hai detto, direttore? Hai detto? Sì. Paga da voce, poverino. Paga da voce. Penso che solo voi da paga da voce. Ah, disgraziato. Non lo dico io quando mi è arrivato di gas. No, soprattutto di gas. Ma che ci interessa la gente? Che ci interessa la gente? Ma che mi interessa a me se ti è arrivato questo e che. Perché questo dicono dall'altra parte. Scusa, ne contano i cazzi. È come. Non che ne devo. Allora,
Albino. Dimmi, bello. Mentre tu ci hai detto c'era comandato a giocavo da noi. No, lo mi ha portato a dire. Tempo, come dici? Vabbè, tempo stabile, sereno. Temperatura ambiente. Ecco, temperatura ambiente. Tu ci hai portato un frigorifero qua. Ghiaccio. Mi vuole morto. Ma a sua però è cavo, Davide. No, no. Pure allora. Vabbè, piano, lasciamo perdere le chiacchiere. Albino. No, oggi abbiamo detto che 23 settembre, una bella giornata. Speriamo che continua così. Speriamo, tutto a posto. Ieri abbiamo passato anche una bella giornata di domenica. Con gli sport, si sa. Con gli sport. Ho capito. Una bella giornata con gli sport. Con il sport. Ah, con il sport. Abbiamo un pacciato che data la visione che se mi chiamo pare che il drogate. Il sport. Ecco, il sport. Il sport. Il sport. Come sono fatto? Ho visto la partita alle 3, alle 5 siamo finite, sono andato a farmi un pisolino. Alle 6:05 mi sono alzato, ho aperto la televisione e ho visto l'altra partita. Poi si è fatto l'orario di mangiare dopo la partita e poi mi ho visto un'altra partita. Ma come fai? Cioè, fagli tanti, sapete. Intanto l'abbiamo, paghiamo in vacante. Ma mi godere, no? A Ferrara ha vinto due. Do Ferrara hanno vinto. No, ha vinto una sola. Erano tutti e due. Bravo, bravo da Ferrara, un applauso da Ferrara. Bello, bello. Ma mo come che cuzziamo? Ma hai una tatua? No. Abbiamo quello che ho passato ieri, che ho fatto ieri. Andiamo al mio forismo, il forismo della mattina. Non è il tuo forismo. Non è il mio forismo. Al loro forismo, vedi? All'aforisma del giorno. All'aforisma del giorno. Che dice così ed è bello. Bene, lo dico veramente bello stamattina. Speriamo che un marruzzo. La conoscenza non è il possesso della vita, ma di un linguaggio. Mi conde vita. Non è vita. No, è vero, quando io me le ascolto, sì, i professori mi accorgono subito quando avevo sbagliato. Allora, la conoscenza non è il possesso della verità, non della vita, della verità, ma di un linguaggio coerente. Coerente. Coerente, lui dice Antoine de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry. Come? De Saint-Exupéry. Ah, come lo sai dire? Bravo. È bellissimo, no, Tony? No. Questo qua è un aforisma che si attaglia molto, per esempio, sui social, no? Tutti quanti dicono, ritengono che conoscendo qualcosa abbiano la verità in tasca. In tasca. Invece non ci hanno capito una mazza. No, sei bravo. Bravo. Va bene? Bravo. Grazie. Ma sei bravo, Tony, non c'è niente da fare. Andiamo alla chiesa, ricorda i santi di oggi. Salutiamo il nostro grandissimo, ma più che ne posso dire, ne dico. Eccelso. Che vuol dire eccelso? Eccelso. È alto. Mamma mia, è eccelso, una persona quando è eccelso si eleva sopra gli altri. Ma perché non lo invitiamo di nuovo? Non lo so, dobbiamo guardare il suo carnet, zeppo di impegni. Impegni, un giorno non è impegnato. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe, io vi saluto, vi voglio bene, lo sapete che vi voglio bene come un padre. Un padre? Cagliere il giorno di vedo. Ci passo da lontano. Mamma, abbiamo un vescovo giovane. Allora. Non potevano fare vescovo pure a me. Era bello se mi facevano vescovo a me, no? Vescovo, a me.
Vabbè, lasciamo stare. E poi serio, facciamo un serio davvero. Andiamo alle chiese ricorda, ai santi di oggi. San Pio da Pietrencina. Pietrencina. Non è Pietrencina. Com'è? E qua c'è scritto Pietrencina. Non c'è scritto Pietrencina. 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 Ah, Pietrencina. Sacerdote, era sacerdote davvero a parte prima. Questo qua perché non no. Pietrencina ricorda che si trova, dov'era, non no? Si trova in Puglia, no. Laddove ha vissuto tutta la sua vita Padre Pio, ma in provincia di Benevento. Di Benevento, bravo Padre Pio. Vai. Arriviamo a Padre Pio. Qua, Sallino, Papa. Bravissimo. Auguri ci può dare, mo a uno. Sallino, che ne sto Sallino? Lino. Lino, che ne sto Lino? Un medico in famiglia. Un medico di famiglia, Lino. Il commissario Zaccaria. Ah, è lì. Allenatore nel pallone. Allenatore, ah, sì, allenatore. Lino Bambi. Lino, dai, ciao Lino, ti voglio bene. Bravo Lino Bambi. Tutta la vita suona, non poco deve dire. È forte quando fa lo... L'abito del pallone, vedi? L'abito del pallone. Se metti tu il pallone, quello vestito. Se metti le mani nei capelli. L'abito del pallone. Allenatore del pallone. Premio, com'è? È forte. Allenatore del pallone, è forte però. Tiro un video che mi piace. Santi Zaccaria, no? Diciamo santi. Santissimi. Santissimi Zaccaria ed Elisabetta. No, tutti ancora Elisabetta. No, Zecca, capito? Zaccaria. Eh? Zaccaria. Zaccaria. No, Zaccaria, come hai detto io. Appunto. Zaccaria. Perché non c'è la H. Elisabetta. Elisabetta, non siamo tutti Elisabetta. Già, a chi decide una cura? Elisabetta. 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 No, regina. Elisabetta. Regina Elisabetta. Ciao, Elisabetta. Regina Elisabetta. Ciao. E poi ci diamo la cura pure alla nostra amica regina. E Elisabetta Regina. Quindi, praticamente lui ha fatto per la proprietà transitiva. Dato che Elisabetta è regina, chi non uccide una regina perché è Elisabetta. E poi salutiamo il nostro Luca di San Mango d'Aquino. Eppure ci vuole girare a San Mango d'Aquino. Ecco. È una bella cittadina. Perché non c'è mai stato. Giova, chi sta la colpa dell'editore, L'editore mi porta dove mi deve portare a me. Allora, va bene, il tempo lo vedete anche voi, è buono, domani un pochino, ma è così dici, però è sempre buono. Vabbè, guardate qua, intanto per voi sapete che lunedì i giornali non è che offrono tante notizie, no, per tutta una serie di motivi, occupati come sono. Da avvenimenti sportivi. Sì, c'è lo sport, già la prima pagina. C'è una bella notizia che vi vogliamo dare, così perché è giusto, mi vado ogni subito. Mi raccomando, non fate la stessa cosa alla Meggia, se no succede la fine del mondo. Rubano i semafori, caos nella circolazione. Ma come cazzo, miei cari, chi sta a portare la casa oggi? E che si deve dire? Stanzi sta, no, è la stanza, no, c'è la moglie che ci vince, lui verde e lui rosso quando è già sentata, c'è lui e tu. Un coso, c'è un corridoio quando viene al bagno. E dove è stato questo, Tony? A Trebisacci. A Trebisacci. Ma? Trebisacci 2, poi. Un dei due. Il camelato. Allora, almeno... Ma come ti vedo? Beccava. Albino, come ti vedo? Ecco. Lascia, ci vuoi dare auguri? Auguri perché ci tenevi il nostro amico Sacco, Francesco, che salutiamo. Dai, dai gli auguri, un'icona del rock. È l'icona del rock, il re davvero. Come si chiama? Dai, auguri. Auguri, icona del rock. In Conak 70 anni di Bruce Springsteen.
certe, come ci ho detto qua. Cioè, io ti chiedo scusa, lo so che la leggermente stanzata. Come chiami, Tech boss. The boss, lo chiamano the boss. No, questo è un appellativo che ha dagli eredi. I 70 anni di Bruce Springsteen. I 70 anni. Di? I 70 anni, no, i 60 anni. I 70 anni. I 70. Di Bruce? Di Bruce the Rock. Bruce c'è scritto. Bruce, c'è scritto Bruce. E lì glielo Bruce, no? Di Bruce Springsteen. Springsteen, capito? Ragazzi, non come lo pronunci tu. Vabbè, a posto. Mandiamo io. Albino. La mandiamo. Anche perché abbiamo ecco. A furor di popolo, diciamocelo chiaramente, dato che la gente rabbrelli giornali, rabbrelli social, sempre gli stessi acci, gli stessi giacceri, il nulla mischiato col niente, a furor di popolo stamattina è tornato un candidato a sindaco che è un vero e proprio personaggio e che già è entrato nel cuore della Metia. Per le idee chiare che ha avuto, per il programma chiaro, senza infingimento, senza chiacchiere, o no? Ti è piaciuto quel. Sì, e che ne è questo? Lo potremmo dire? No. Adesso lo presentiamo dopo. Ah, no? Sì. Prima sì. La pubblicità. Ah, sì, sì, lo presentiamo. Hai ragione. Hai ragione. Sì, monta a bagliare. Chiama la pubblicità. Io mando la pubblicità a frappè. Via. Come t'amarro proprio, per l'amore di Dio. Ottica Center. I due occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Non vi lasciate ingannare dalla sedia vuota. Vi ho anticipato la presenza di uno dei tanti candidati a sindaco della città di Lamezia Terme ha destato veramente curiosità della opinione pubblica, quindi noi si è fatto un po' pregare, per la verità, con Giovanni abbiamo avuto un giro di telefonate che non vi dico. Alla fine si è convinto e lo abbiamo qua, uno dei candidati a sindaco della città di Lamezia Terme. Buongiorno cittadini. Ha nulla, è così, somiglia cittadini. Molto. Qualcuno mi dice Tony, ma pare che assomiglia ad Albino. Non è Albino lui. Non sono Albino io sono. Non è Albino, lui si chiama Agamennone. Agamendole. Come mi è un detto Agamennone. Lui si chiama Agamennone. D'Ambrosio. Non Ambrosio, no, D'Ambrosio. Vede, c'è quasi un'affinità, però non è lui, non sono parenti, insomma, diciamolo. Sì, ma fammi salutare i miei cittadini. Ma sono già tuoi. Sì, sono miei, sì. I miei cittadini mi vogliono bene, ma io come si dice, sbondo. Arrivo senza esagerazione a 80% di voti. Non c'è bisogno più di dire il ballottaggio. Sì, noi apprezziamo molto. Io credo che me lo date voi, certo. Noi siamo la stampa. La stampa. Noi non ci possiamo esprimere, no? No. Esprimere, più che esprimere. Non ci possiamo esprimere.
Guarda, io ho fatto già un bel elenco di tutti i lavori che si devono fare alla mesia. Sì, qualcuno ce l'ha fatto, ce l'ha detto l'ultima volta che l'abbiamo invitata. E diciamo, c'ho tanti belle pensieri in testa e io credo che le farò. Se nessuno mi stuzzica, ecco. Dice, no, questo non le deve fare, sono sindaco, questo non si deve fare, no. Io faccio di capo mio. Ma se lei ritiene di vincere con lo sono il padrone. Ma tu dici che? Della città, no? Ma cerchiamo a usare. Come sindaco però. Sì, ma quale padrone? Il padrone è sempre i cittadini, so. I cittadini, sì, è vero. Tu sei colui il quale, voglio dire, sei la voce. Questa bella parco che stavamo cominciando, no? E ancora, vabbè com'è, l'abbiamo di fronte, no? Io spero che neanche 5-6 mesi mi viene a galla, subito. Poi io parlo della piede chiusa. Hanno fatto un bel lavoro, hanno messo un bel ponte, hanno fatto un bello ponte, però ancora non hanno finito. Quindi come vedi c'è parecchio impegno si deve fare il ponte cosa che non hanno capito in parecchi mi pare dei suoi agguerriti rivali tutti fanno a gara certo. Senza capire che è un impegno molto molto importante. Ricordatevi, ve lo dico davvero di sindaco, la politica non è facile. La politica deve entrare nel cuore, come volete bene ai figli, alla moglie. Questa è la politica, se no un cittadino, un ciate. Sì. È così? E come? La notizia la politica, del giorno, ecco. Vede qua. Lei è anche un tantino fortunato, se vogliamo. Sì, sì. Perché alcune persone, personaggi che sono stati, diciamo, invitati a entrare nell'agone politico stanno via via rifiutando. Perché l'ultimo rifiuto. Hanno capito che. L'ultimo rifiuto eccellente. Hanno capito che. Che è un po' difficile. No, hanno saputo, evidentemente, hanno saputo della sua presenza. Della mia presenza. Hanno saputo della sua presenza che riesce a catalizzare, voglio dire, la simpatia di molti. L'ultima defezione. L'ultima. Di defezione. Lasciaci tutte, defezione. Che sei da. È quella della dottoressa Marisa Manzini. Sapete che Marisa Manzini, magistrato, valente magistrato, da più di 20 anni, 25 anni in magistratura, è stata sostituto procuratore alla Mezzia Terme, poi alla DDA di Catanzaro, con competenze anche per il territorio di Vibo, eccetera, insomma un curriculum abbastanza prestigioso, quello della dottoressa Manzini. Adesso c'è questo incarico di procuratore aggiunto a Cosenza, che è stato lasciato per l'impegno a tempo pieno di consulente della Commissione parlamentare antimafia su proposta del presidente Morra. Quindi la dottoressa smentisce l'indiscrezione. Discrezione secondo il quale sarebbe la proposta sarebbe stata, parliamoci chiaro, avanzata dal Movimento 5 Stelle e condivisa dal Movimento La Metti a Bene Comune, quindi un'altra defezione eccellente. Quindi chi sarà? Questa era una sua avversaria agguerritissima.
Insomma, la strada si sta spianando. Si sta spianando, bravo, bravo. Dottor D'Ambrosio. Si sta spianando. La strada si sta spianando, cioè più giorni passano e meno avversari avete. Certo. Qua rischiate di correre da solo. Da solo. È vero, è vero. Allora. Io mi alzo perché devo andare a fare tante imbasciatelle. Lo presentate voi il vostro. Ma che vuol dire imbasciatelle, scusate? Scusate. Che devo andare, no? È sindaco. Dottor mi stanno aspettando, c'ho anche l'autista che mi sta aspettando. Ah, ma quindi avete delle riunioni? Delle riunioni, sì, perché importante. Gli incontri stanno yendo. Hai capito? Io. Va bene. Noi comunque, voglio dire, si perda, stia a disposizione, noi siamo a disposizione. Sì, sì, io sono a disposizione. Come televisione. Certo, lei non mi perde, c'è il mio, diciamo, Albino che sta è dietro la telecamera. Io me ne vado perché devo, c'ho l'impegno e me ne devo andare. Ecco, però Albino è dietro la telecamera, Albino c'è. Sì, gli impegni alla velocità della luce, hai capito? E giustamente, giustamente il dottor D'Ambrosio. Si dice che le mette, il dottor D'Ambrosio. È stato un piacere averlo. Grazie. Aspettiamo di nuovo. Sì. Quando ci sono novità. Mi chiamate che sono a vostra disposizione. Disposizione. Va bene, grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci, vediamo. Complimenti, ma lascia. Prima avete messo a mezzo di gambe, ora avete messo un giacco. No, ma io mi sono fatto la cravatta. Va bene, arrivederci. Allora, dopo. Buongiorno. Come stato innanzitutto? Buongiorno. Come sto? Oddio. Buongiorno, va bene. Dopo ti volevo. Che è successo? No, dico come vuoi, sto bene, non mi posso lamentare. Tirante. La terapia continua. Sta andando bene. Va bene. Allora, Torino, hai anticipato già col sindaco, candidato a sindaco D'Ambrosio. No, Ambrosio, D'Ambrosio. Ancora sono tutti in alto mare. So una cosa. Un bio. Innanzitutto hai fatto bene ad anticipare, no, ce l'avevamo detto, l'avevo detto io, la Manzini ha detto assolutissimamente no. Io non ho mai avuto nessuna proposta e né mi interessa fare il sindaco perché io faccio il magistrato e fa il lavoro ottimo la dottoressa Manzini. Di Dio, è un magistrato di punta, insomma. Così come che la nostra amica Areillo. Areillo, Gabriella. Insomma, che fanno il loro lavoro. Guai un magistrato che secondo me, la mia opinione, entra in politica e poi torna a fare il magistrato. Il magistrato deve fare il magistrato, deve essere al di sopra di tutto. Voi entrate in politica? Chiudete, tagliate il cordone ombelicale con la magistratura. Come Di Pietro, come tanti, insomma. No, chiudete. Anche allora, se qualcuno è ritornato poi a fare il magistrato. Abbiamo. Vabbè, l'Italia, c'è una cosa, una porta girevole c'è, ognuno ha chi lo cavocca e non è una cosa giusta. C'è questo toto nomi per il sindaco, ma molti sono fake news, come si chiamano, no? So per certo, Tonino, che oggi c'è una riunione del PD per scegliere il candidato. Sono in alto mare ancora, non c'è un nome certo, ci sono solo delle, insomma. Buongiorno, si rincorrono le notizie, Giovanni. Poi c'è un'altra riunione da parte dell'onorevole Talarini, che infatti oggi sul Quotidiano del Sud c'è un bel articolo fatto da Antonello Torchia, proprio di Talarico, parliamo di comunali. No a un uomo solo al comando, dice Talarico. Abbiamo lavorato per unire il centrodestra senza prevaricazione. La città di Lamezio non ha ottenuto nulla da questa legislatura regionale, caro Tonino. Vuoi dire la tua? Giovanni, c'è Franco Talarico che, per la verità, diciamo, vola basso, fa bene. Secondo me, io ricordo che Franco ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio regionale, non hanno lavorato
lui non ha lavorato male, né si può dire che si sia impegnato poco per la città. La verità è che, se qualcuno ricorda, qua non si muove foglia se Scopelliti non voglia. Cioè, voglio dire, è stato anche, a mio parere, condizionato da questo atteggiamento di Scopelliti, che ecco l'uomo solo al comando. No, qualcuno potrebbe dire sì, ma Tony però non poteva, eccetera. Poi la politica ha queste dinamiche. Però cosa ho voluto dire con questo? Ho voluto dire che Franco Dall'Arico è stato bersaglio di molti, qualcuno magari ritenendolo, come posso dire, il protagonista negativo di questo mancato sviluppo della città. Ma vedi, non ci crede nessuno, è una cazzata. Franco Dall'Arico avrà le sue responsabilità, avrà fatto qualche errore, ma da qua a dire che magari la sanità è diventato un problema attribuibile solo a lui, guardate, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma questo, attenzione, non lo diciamo perché siamo sponsor, però se vogliamo ragionare seriamente, no, seriamente, andando a guardare tutte le sfaccettature, proprio tutte queste responsabilità io non le vedo. Ripeto, politicamente aveva delle responsabilità, il primo è lui, magari ad affermarlo, eccetera. Però mi ricordo che la città di Lamezia Terme aveva una maggiore attenzione rispetto ad oggi, perché con la gestione Oliveri e compagnia Lamezia non ha ottenuto una beneamata mazza, anzi i problemi si sono aggravati, e questo lo possiamo dire tranquillamente. Poi devo ripetere, è stato l'unico, in un periodo dove tutti sono stati indagati, sono stati arrestati, è l'unico che non ha avuto una messa di garanzia. Questo te lo dice tutto. Ma questo qua lo deve dire tutto ai suoi avversari politici. Poi è stato un politico molto tradito, Donne. Vabbè, mo non toccare argomenti che, voglio dire, se da si punta questo argomento poi ci perdiamo. Certo, Giova, la riconoscenza. Non è che la riconoscenza alberga in ognuno di noi. C'è chi è riconoscente, c'è chi non è riconoscente. Franco ha dispensato posti di lavoro e privilegi, e più di qualcuno l'avrà tradito. Ma questo succede alla politica, ad ogni politico, Giovanni, vedi. Tutti i politici di rango hanno di che lamentarsi. Prima hanno tutto questo stuolo di camerieri che gira attorno. Quando poi ognuno sa visti i cazzi sua, come diceva mia nonna, allora ognuno si defila, piano piano, piglia la serra e giro. È stato sempre così. Ma è stato sempre così, ripeto, con quei politici che hanno avuto un ruolo importante a livello regionale, soprattutto, e a livello nazionale. Certo. Tony, però intanto l'altra sera c'è stata, diciamo, la prima presentazione di un progetto civico, Nuovo Lamezia, il candidato a sindaco Massimo Cristiani. Pochi punti, l'esperienza giusta ed è chiara. E l'abbiamo detto questo. E ne abbiamo parlato. Però già c'è gente che si sta muovendo, diciamo, per le... è stato il primo forse a uscire con un simbolo, una lista, insomma, più o meno, no? Credo sì, sì. Il problema qual è? Che c'è alla media, mi pare che l'argomento del giorno sia una o più liste.
c'è la candidata Milena Liotta che ancora insiste su questo tema, cioè una sola lista secondo lei dovrebbe appoggiare il sindaco, questo per evitare infiltrazioni, questo per evitare che la cosa poi incomincia, no, uno non si rende conto di chi ha attorno eccetera, che ha anche una sua logica, ma che io trovo molto difficile che venga praticata, perché ognuno, Giovanni, parliamoci chiaro, ognuno dice, è una questione matematica, c'è un listo di egno e c'è un po' di peggio, è un ragionamento magari alla paesana, ma se uno tiene 4-5 liste e ogni lista tiene 25 persone, su già 125-150 persone che portano voti, pure due voti, tre voti a testa o 450 voti. Cioè io faccio un discorso proprio della persona che è pragmatica, pratica. Ecco perché più liste, perché più liste secondo tanti significa più voti. Oddio, in passato abbiamo fatto risate, perché c'è gente che non si è dato manco un voto suo, lo ricordo. Certo, certo, ne abbiamo parlato, c'è stata gente che neanche il suo voto si è trovato. Praticamente non si è dato un voto, e chi se di una gravità inaudita, unica, ma è successo, è successo. Cambiamo argomento, perché poi di politica ne parleremo tutti i giorni, perciò avremo un modo di parlarne, insomma, ogni però giorno la gente, Giovanni, interessa questo, sì, ho capito, Giovanni, hai ragione, purtroppo giorno per giorno si rincorrono notizie, eventuali candidate fake, insomma, non si capisce niente, insomma, ancora siamo in alto mare, siamo prossime alle elezioni, Consiglio di Stato permettendo al 10 novembre. Ma Giovanni, tu sai che in cuor loro tutti, probabilmente tutti, ma non si va a maggio, donne. Ha capito. Si augurano Mascaro vinci lo ricorso, e mo va a maggio. Perché dice abbiamo 7-8 mesi necessari, non li potremo riorganizzare, perché adesso bene o male sono tutti arraffazzonati, sì. Tutti stanno cercando, no, disperatamente di inventarsi non qualcosa. Si trova proprio il punto dove è partito, l'inizio della corda. Ma come trovi una sintesi? Tu vedi, a destra ci sono sia 7 concorrenti, a sinistra sia 7 concorrenti. Potrebbe essere pure una scelta affrettata. Non è facile trovare una sintesi tra tutti quanti, correnti, appartenenze. Ecco perché i tempi sono molto ristretti. Sì. E sì. La gatta presciarola e gli cicate, detto in dialetto, donna. Esatto, capiscono gli amici nostri, e io sono sempre più convinto, mi auguro di sbagliare, che è una sentenza già scritta, vale a dire che si andrà a votare giorno 10. Con tutte le difficoltà vedremo. Che ci sono, di cui stiamo parlando. Vedremo. Intanto parliamo di un fatto di cronaca che è successo alle Mezze Terme, nella movida la mattina sabato sera, spruzzano spray urticante in piazza Mercato Vecchio, ci sono stati dei feriti. Ecco, questo è stato un atto brutto che è successo a piazza Mercato Vecchio, si è poi dileguato l'autore di questo gesto brutto. E vi ricordo il fatto che è successo a Torino, nella folla, proprio con lo spray urticante, che ci furono dei morti e dei feriti. Cioè, questa è un'occasione proprio della Champions, no? Esatto. È la finale della Juventus. È stato l'altra sera, è successo proprio nella movida, la mattina, dove c'è un sacco di ragazzi, la sera che... Insomma, io mi rivolgo a sto cretino, a questo imbecille, cioè, chiunque tu sia, sei un imbecille che ha voluto dimostrare. Cosa hai voluto dimostrare? Questo che cos'è? Questo gesto cosa rappresenta? Cosa rappresenta? Sai qual è la verità? Io mi auguro che qualche telecamera abbia ripreso tutto. Quello che mi dispiace è che la nostra giustizia in queste cose è troppo largheggiante. Perché se vi piacciono a caccia in ta panza e a pane e acqua una quindicina di giorni, apparecchi vi passeste la gola.
ma dato che non succede niente, denunciato a piede libero, e viva l'Italia. Custa America che c'è in Italia praticamente. Tony, ma ti faccio un esempio: due giorni fa sull'autostrada è stato bloccato una persona con a bordo sull'autostrada senza assicurazione, e poi a bordo aveva non so quanti chili di marijuana. Sì, dove hanno messo? Arresto domiciliare. C'è qua grasso alla casa e si gianda là. Cioè, non c'è la certezza più della pena, sì, non c'è la certezza. Voi sapete come noi amiamo la magistratura, voi sapete che noi abbiamo fatto una scelta di vita, non c'è dubbio. Noi siamo per la giustizia, siamo per le forze dell'ordine, difendiamo i magistrati. Loro non c'entrano nulla in questo nostro ragionamento. È la... È il sistema, è il codice che non va, è il sistema che non va. C'è troppo buonismo d'accatto, ognuno dice la sua e poi le chi cazzo. No, io giustifico quella persona che entra in un supermercato e ruba le scatolette che deve mangiare e ruba qualcosa per mangiare, ecco, quella il reato c'è sempre, sì, ma però, tutta la mia stima. E io apprezzo molto quando le forze dell'ordine, vedete, le forze dell'ordine, pagano il conto. È successo parecchie volte. Pagano il conto, quando si trovano davanti a una situazione del genere, pagano il conto e lo lasciano stare, perché capiscono che è uno stato di necessità. Ecco, questi li giustifichiamo. Ma la droga non è uno stato di necessità. La droga. Io, vedete qua, ho avuto dei problemi di salute che sto superando alla grande, e per questo ringrazio chi di dovere. Ho deciso di non fumare più tranquillamente, perché ho capito che bene o male poi è un fatto meccanico, no? Uno appizza le sigarette e non si rende manco conto perché sa appizza, e certi voti ti trovi con due sigarette in te mano, oppure certi voti tu e metti la sigaretta nel portacenere, quella si consuma senza aver fatto un tiro, no? E tu ne accendi ancora un'altra. Quindi è una questione psicologica, ma ripeto, qualcuno potrebbe dire, vabbè, troppo comodo. Sì, è vero. Purtroppo stiamo pagando gli eccessi di una vita. Cioè tutti quanti noi paghiamo degli eccessi. Succede per chi mangia troppo, per chi fuma troppo, per chi vive troppo. Praticamente ci vorrebbe sobrietà in tutto. Ma questo purtroppo ma questo uno se ne accorge e quando se ne rende conto quando ci parte. Voglio dire, è minato, non ho picchiato signor D'Ambrosio, è minato nel fisico. Allora diamo un'ultima notizia che è successa questa notizia che è arrivata in questo momento. C'è stato un brutto scontro tra un furgone e una moto in via Martire delle Foibe, ferito trasportato a Catanzaro un ragazzo. È successo questa mattina questo incidente, è stato trasportato col 118 a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e la Polizia locale, che stanno facendo gli accertamenti del caso. In bocca al lupo a questo ragazzo. Certo, auguroni. Magari è un ragazzo che andava a scuola con la motocicletta, bisogna andare piano. Poi c'è stata un'altra notizia, la messa in fiamme nella pineta in località Ginevra, diversi focolai. Ecco, questa è un'altra cosa che non va. Ma che cazzo combinate? Cioè, una macchia mediterranea. A piccare degli incendi proprio là, insomma, nella pineta, sto parlando di Carone, insomma, è una cosa brutta. Io certe volte, con tutti i difetti che ci troviamo noi, no? È successo pure questa mattina. Sì, io dico questo. Noi stiamo vivendo un'epoca che non ci appartiene. Certe volte io mi trovo catapultato in un'epoca che non mi appartiene più. Cioè, ma succedono cose turche. Mo Ginepri, no, quella macchia mediterranea, bello. Quella zona è splendida. A chi c'è ciuruto? Ma com'è possibile? Ma come sei di aria? Ecco perché dico io che non paga nessuno.
Ecco perché non paga nessuno. Lasciate perdere il garantismo, che è tutta un'altra cosa. Qua come si fa ad essere garantisti? Quando becchi un cretino, un imbecille, e mi limito a questo, sennò c'è proprio non sa che ne esporta, come dice la nonna mia, deve essere mia dire qua. Intanto ci sono molte lamentele che ci arrivano, Donino cambia argomento, molte lamentele, e la gente mi chiama, Giovanni, Donino, ci spazzatura dappertutto. E parlate, noi parliamo tutti i giorni, capiamo la situazione, la problematica che sta vivendo la città con la spazzatura. Certo che è un momento difficile per quanto riguarda la raccolta della spazzatura della Mezza Terme, e ci sono problemi seri a questo punto, insomma. Ma noi quello che possiamo, ne parliamo a beneficio vostro, dei nostri telespettatori. Anche a beneficio nostro, insomma. Però qual è il nostro dramma? Che non è che parlandone, gridando, riusciamo a spostare il problema o a risolverlo in minima parte. No, ci sono problemi molto molto forti, molto importanti, e quindi speriamo che vengano risolti nel più breve tempo possibile, ma più di questo noi possiamo, ripeto, solo essere da portavoce, no, nei confronti delle istituzioni, degli enti, eccetera. Allora, Donino, parliamo di sport. Parliamo di sport, innanzitutto le Vigor cosa hanno fatto? Le due Vigor, perché dobbiamo... Intanto la Vigor ha pareggiato, l'ennesimo pareggio, eccetera. Questo, diciamo, sta lasciando un po' sconcertati i tifosi. A Paola. Paolana. E questo, stiamo Sabbiasi, parlando della Vigor che gioca in Eccellenza, sì. Perché poi abbiamo l'altra Vigor, sì, 1919, se non mi sbaglio. Sì, tutti e due, non si ci capisce niente questo 1919. Che praticamente ha giocato... Giovanni, non mi mettere in difficoltà. No, se non lo dice sul giornale. So che ha vinto, però. Mi trovo in difficoltà. Vediamo se troviamo l'articolo. E facciamo una figura. Non è che figura, voglio dire. Per l'amor di Dio. Può anche sfuggirci, no? No, perché qua non dice niente. Io non ho... Comunque ci ripromettiamo, chiediamo scusa agli sì. amici, perché qua uno si può pure offendere. A chi sei il paese pure, Ok. Siccome non ci sono arrivati comunicati, ecco. San Calogero, parliamo, ecco qua. Girone C, e parliamo. Quindi la Vigor e Spugna Guardavalle. Guardavalle, San Calogero supera la Vigor e Spugna Guardavalle. Pargheria, vabbè, si scatta il Capo Vaticano, dopo la Coppa, Campo, la Mezza e Caolonio. Vabbè, comunque. Giovà, io sinceramente, ecco qua, sì. Chissà quale girone C, quale categoria parliamo? Prima categoria. Va bene, comunque. Capiamo che è un capitale di squadre, no? Cioè nemici, un dire a tutto, no? Parliamo di un altro sport, parliamo di uno sport che ha fatto parlare un po' la città tra sabato e domenica, diciamo, parliamo di nuoto. C'è stato al centro dell'attenzione nazionale, devo dire, abbiamo avuto ospite Massimiliano Rosolino, campione olimpionico, ha dato un giudizio, Tony, sulla nostra struttura. Noi abbiamo fatto un'intervista a bordo vasca alla piscina, se voi la proponiamo. Intanto è stato un incontro interessantissimo, esatto. Ho ascoltato la tua intervista attentamente ed è stato, alle tue domande chiare, è stato molto esaustivo Rosolino, parlando del pubblico, dei genitori, dei bambini, parlando degli allenatori, eccetera. È stata una giornata importante e io credo che la Mezia possa diventare, con Cosenza, perché Cosenza ha una bella tradizione, un punto importante per diciamo lo sport natatorio a tutti i livelli, sperando e di vedere con il tempo belle manifestazioni. Certo, ne vedremo e ci auguriamo che come il nuoto, anche gli altri sport brillano nei vari palazzetti che sono tuttora chiusi, che si
si apra lo sport alle mezze, perché ancora si vive in questa chiusura, Tony. Quindi ascoltiamo cosa ha detto. E poi subito dopo viene Albino. L'intervista a Massimiliano Rosolino, fatto dal sottoscritto a bordo vasca nella piscina Salvatore Giudice. Ve lo diciamo l'intervista, subito dopo Albino Ambrosio. Ciao, a domani. Allora Massimiliano, come sta andando questa, diciamo, esperienza, l'apertura di questa struttura? Insomma, no, l'incontro con i giovani calabresi. No, bene, bene, estremamente bene. Poi non devo essere io a giudicare, ma diciamo il pubblico, credo che il calore c'è, la competizione, la voglia di comunque di migliorarsi e soprattutto di fare squadre, di capire che insomma non siamo, come dice, dei rivali buoni in acqua, sui blocchetti, però fuori bisogna cercare di darsi una mano l'un con l'altro. Ovviamente questo impianto è stato rimesso a nuovo, perciò non ci sono più scuse, c'è spazio e attenzione da parte di tutti per tutti. Quindi che si parli di scuola nuoto, di ambientamento, che di propaganda o di un circuito che magari non è quello fin, tutti trovano la propria dimensione, questa è la cosa importante. C'è stata la partecipazione, possiamo dire, di tante persone, i bambini l'ho visti molto attenti. Tantissimi, soprattutto i genitori e i bambini, bisogna capire che insomma lavoriamo in squadra, perciò spesso siamo noi che insegniamo ai bambini, poi sono i bambini che insegnano a noi l'educazione, la cosa differenziata al fatto di dire papà perché non provi anche tu a nuotare? E quindi veramente questo è uno sport che lega più di magari tanti anni fa, perché tanti anni fa lo facevamo noi come scuola nuoto, poi i bravi andavano avanti, gli altri si fermavano, invece adesso ce n'è per tutti. La fortuna di avere poi due allenatori nazionali qua in Calabria, Borracci e Kelly e altri che ci sono, insomma questo vale ancora di più? Questa è una cosa la ricerca dei ragazzi. Questo sì, questo deve essere una garanzia per far sì che insomma chi c'è non se ne va e chi c'è chiama altri amici per dire guarda che qua si può fare sul serio, non ci sono più scuse, e soprattutto gli altri collaboratori devono fare tesoro di questi maestri del mondo del nuoto che vengono a prestare la loro attività ovviamente per lavoro ma con grande entusiasmo. È questo che contraddistingue l'amante del nuoto vero. Grazie Massimiliano. Prego. Cadigna una biglia bella, assai malata. Poi sei malata, palla con pizzare. Poi sei malata, palla con pizzare. Ti la confesso io, e nagati tu per la riola. Ti la confesso mo, prima amore. Ti la confesso io, e nagati tu per la riola. Ti la confesso mo, prima amore. Se la Madonna la fa stare buona, se la Madonna la fa stare buona, la faccio fare monaca di tu bella riola, la faccio fare poi monachella, la faccio fare monaca di tu bella riola, la faccio fare poi monachella. Giudite voi sti porte, sti barconi, giudite voi sti porte, sti barconi. Adamo ne scilla, nagati tu per la riola, Adamo ne scilla, confessione. Adamo ne scilla, nagati tu per la riola, Adamo ne scilla, confessione. A
mamma reta porta che già gia, a mamma reta porta che già gia, e tu non mi domona che ti tu per la riola, e tu non mi domo poi non va se tu, e tu non mi domo che ti tu per la riola, e tu non mi domo poi non va se tu. Ok, allora io vi saluto, vi do una bella giornata a tutti e ci vediamo sempre se tu vuoi, qui, sempre qui al Gol del Caffè del nostro amico Gino. E ci vediamo domani. Io vi saluto, ciao ciao a tutti.